con noi, è un piacere averli sul palco. Si inizia con uno dei più anziani, anzi con i due più anziani, che sono Camillo Ardizzone, che poi diciamo da lì è stata fondata l'associazione Ardizzone. Allora il sindaco consegna a Camillo Ardizzone una targa. Parliamo del cantiere Lizio e Belfiore. 19 volte il primo premio ha sbancato, e Camillo Ardizzone lavorava con lui. È nato il giorno del presidente, allora 19 festeggiamo il compleanno insieme, quindi voglio dire col cavaliere Ardizzone festeggeremo non so quanti insieme. Bene. E a proposito di storie del carnevale, c'è un'altra persona carissima, è uno dei che ha portato innovazioni ai carri del nostro carnevale, perché i nostri carri sono particolari, hanno una peculiarità, e ora hanno la peculiarità del cambio di scene, hanno la peculiarità di grandi movimenti elettronici, ma principalmente i nostri carri si differenziano da tutti quelli, da tutte le altre parti d'Italia, perché sono illuminati. E c'è una persona che ha lavorato tanto in questo settore, che ha sperimentato tantissimo, anzi c'è più di una persona. Intanto io vorrei chiamare Giovanni Messina, che ha sperimentato nel tempo movimenti, luci, e particolarmente quindi ha reso grande, ha avviato i giovani che oggi abbiamo qui sul palco su questa strada, quella delle luci, dei movimenti delle luci e dei movimenti anche elettronici. Grazie a Giovanni Messina. Ora restiamo nel campo dell'elettricità, perché non facciamo l'ora stesso. Allora, nel campo dell'elettricità c'è anche Walter Cannavò. Prima con uno in un settore, vincendo per un sacco di anni sempre il primo premio, e poi è passato ai carri allegorico-grotteschi, dove per la verità ha vinto sempre il terzo premio. Sempre il terzo premio, lui si incazza per questa cosa, ma non ci fa niente. Signori, Francesco Cavallaro! Tra i giovani che hanno portato grandi innovazioni, c'è un giovane che magari ultimamente non è stato contento dei premi, va bene, questo non va bene, devo dire che non è mai contento, però alla fine è un grandissimo artista, si chiama Rosario Di Paola. Una storia che continua, io vorrei chiamare Rossana Salvo e Camillo Coco. Una storia, non c'è Rossana, ma io vorrei un grande applauso per Giovanni. E poi c'è uno dei più giovani carristi. Ho detto più volte nel corso di queste serate il passaggio dai carri in miniatura alle maschere singole che abbiamo visto per la prima volta in concorso. È bello perché avvicina i giovani, dopo che fanno per tanti anni i carri in miniatura, li avvicina alle maschere singole e poi chissà, magari ai carri allegorico-grotteschi. Allora, c'è un ragazzino, uno dei più giovani, che lavora in uno dei cantieri del carnevale, esattamente in quello di Principato, che si chiama Stefano Grasso, al quale vogliamo dare un riconoscimento perché
si sta avviando anche lui attraverso il cantiere Principato Mario. Bene, abbiamo, mi pare, concluso per una volta qui con noi sul palco. Adesso, se questi io quasi quasi li consegno, perché tanto alla fine vedremo. Allora, vediamo con le graduatorie invece delle attuali.